l'acciaieria al prossimo incontro al Ministero? L'acciaieria oggi è qua per festeggiare una splendida ricorrenza che sono i 140 anni di fondazione della Terni, quindi 140 anni di storia industriale non solo del territorio ma del nostro paese. Terni nasce grazie a questa splendida realizzazione, a questa grande opera di derivazione idraulica che porta l'acqua alle acciaierie inizialmente come forza motrice e poi diviene la fonte di generazione di energia elettrica. Ed è questo, è oggi un tema quanto mai attuale, quindi è chiaro che abbiamo fatto presente nelle sedi istituzionali l'importanza di un prezzo dell'energia elettrica competitivo per poter confermare i nostri impegni di investimento per il futuro di questa azienda. Oggi Acciai Speciali Terni paga l'energia elettrica 3-4 volte più dei concorrenti europei e ricordo che l'energia elettrica è la prima voce di costo per un'acciaieria. Siamo di fronte quindi a un caso di mancanza di competitività e di distorsione della concorrenza. E quello che noi chiediamo per poter mantenere tutti i nostri impegni che sono confermati è chiaramente di risolvere in modo strutturale questa diseconomia. Peraltro devo anche dire che l'azienda dal nostro arrivo nel febbraio del 2022 ha lanciato investimenti già per 250 milioni, 150 dei quali saranno già pagati entro la fine dell'anno e quindi diciamo realizzati, ha cresciuto il numero dei dipendenti, quindi non ha difficoltà a confermare i propri impegni anche dal punto di vista del mantenimento e espansione dei livelli occupazionali, però serve questo, serve che sia messa nelle condizioni di poter competere non solo contro i concorrenti europei, ma non dimentichiamo la concorrenza che proviene anche dai paesi asiatici, una concorrenza veramente imbattibile se oggi consideriamo i fattori produttivi in Italia e sul territorio terrano. Il tema dell'energia rappresenta un problema, una criticità anche per gli altri siti del gruppo Arveti? Ovviamente sì. Però il caso di Terni è un caso molto particolare perché è un caso specifico, è un caso di un'azienda unica a livello nazionale per la produzione di acciaio inossidabile che compete anzitutto con altri tre produttori europei che vivono in posti dove, che operano in posti dove l'energia costa 3-4 volte meno. Combatte contro la concorrenza asiatica, torno a dire, non abbiamo la possibilità di farlo in modo davvero competitivo in assenza della soluzione di questo problema. Per il tubificio che cosa dobbiamo aspettarci? Il tubificio non c'è nessuna preoccupazione particolare, nel senso che abbiamo terminato un accordo sindacale per una minimo ridimensionamento occupazionale che consente di recuperare competitività, nessuno perde ovviamente il posto di lavoro perché noi siamo in grado di reimpiegare tutti nello sviluppo di Acciai Speciali Terni come abbiamo dimostrato e ci siamo impegnati col sindacato. È evidente che cosa ci dobbiamo aspettare dal tubificio? Dovete anche chiederlo alle istituzioni europee. A me piacerebbe sapere che cosa intendono fare delle auto a motore endotermico, per esempio. Cosa intendono fare delle auto elettriche? Queste domande io non so rispondere in questo momento,
noi stringiamo i denti, andiamo avanti, guadagniamo quote di mercato e finché ovviamente esiste questo mercato, noi lo forniremo in Italia, in Europa, nel mondo. Ritiene che all'incontro del 9 potrete già arrivare alla firma? No, non credo che questo sia possibile, questo è un incontro ancora tecnico di confronto, e ci è stato detto che ci saranno delle proposte, le valuteremo con attenzione. Grazie. Grazie.